qual è la domanda che tiene, che fa partire tutto. E a un certo punto ci è venuta questa idea, un pulmino parte per portare una scolaresca in gita e non arriva mai a destinazione, ma soprattutto non solo non arriva a destinazione, ma scompare completamente nel nulla. E questa semplice domanda per noi apriva una serie di ragionamenti che ci divertiva fare, ossia che fine ha fatto, che fine hanno fatto i ragazzi, come reagiscono quelli della comunità da cui loro partivano, perché loro partono da un piccolo paesino. Io e Giovanni veniamo entrambi da due paesi e in un modo o nell'altro amiamo la realtà dei paesi, perché a differenza della città il paese sa di comunità ristretta dove tutti si conoscono. Quando tutti si conoscono, probabilmente tutti conoscono i segreti degli altri e c'è qualcosa che non viene mai detta. E tutte queste erano cose che a me piacciono perché sono parte del DNA di prodotti come Twin Peaks o di altre serie o che piacciono, fanno parte del nostro percorso da spettatori e da lettori più che da autori. Siamo partiti da lì. Da lì, alla forma che poi ha preso, ve lo dicevo. Sì, siamo partiti da lì perché ci interessava raccontare per una volta una storia che tenesse tantissimo lo spettatore che lo invogliasse in realtà a giocare con noi. Perché quello che chiediamo a chi inizia a leggere Il Confine è di giocare con noi, provare a capire quello che succede, seguire i nostri due protagonisti, Laura Dente e Antonio Giacobbe, che sono due investigatori molto molto sui generis, come ho detto prima, quindi non mi ripeto, e che cercano di risolvere un enigma che effettivamente non è proprio risolvibile come in un classico giallo. Per questo ci rifacciamo alla struttura lovecraftiana o di Twin Peaks, quei grandi enigmi che hanno sempre una spiegazione che quando la pensi di averla capita, in automatico la pagina dopo ti rilancia, ti costringe a ragionarci sopra, ti ricomincia a ricostruire. E l'idea di chiamarlo Il Confine, che è una delle cose che diciamo sempre, non abbiamo mai cambiato il titolo di lavorazione. Cioè questa cosa si è chiamata Il Confine nel documento 1 e dopo 3 anni lo vedete chiamato Il Confine. È una cosa stranissima, non succede mai di tenere sempre questa cosa, perché volevamo appunto che i lettori superassero come i nostri personaggi quel confine, e la frase che diciamo sempre nelle presentazioni è personaggi che hanno superato un confine che non dovevano, che non volevano superare e devono farci conti. E un po' vogliamo che anche il nostro lettore sia costretto e che voglia giocare con noi a fare i conti rispetto a quello che c'è dopo la prima pagina, quando inizia a leggere. E questo aspetto è una cosa anche caratteristica delle serie televisive, se vogliamo, almeno di certa serialità, Lost, Twin Peaks, queste cose qui. E si parla fin da subito di progetto transmediale, che quindi possa essere incarnato in vari media differenti. Avete pensato subito come primo medium al fumetto? O ne avevate immaginato un altro, poi per qualche ragione siete accodati al fumetto, e perché? No, in realtà noi lo chiamiamo progetto transmediale perché in realtà era nato da subito su tutti i media. Ed è quando Mauro dice noi l'abbiamo sempre fatto per altri, noi facevamo questa cosa per tante aziende. La prima volta che abbiamo voluto farlo con noi, Il Confine è nato subito come fumetto, come serie TV, come gioco. Siamo quindi sviluppati parallelamente. Tutti parallelamente, tutti, è un grande arazzo di cui ogni nuova incarnazione segue un filo leggermente diverso. Sì, diciamo che il gioco è stato proprio quello. Visto che grazie al precariato ci eravamo trovati a lavorare tra fumetto, cinema, televisione, pubblicità, eccetera, abbiamo detto ma perché non coinvolgiamo insieme tutte le cose che prima abbiamo imparato, in realtà era più le rogne che abbiamo imparato dai vari ambiti. Abbiamo detto creiamo una storia che in realtà poi possa essere facilmente declinata in quell'ambito, che più che una sola storia potesse essere un mondo. Per chi leggerà Il Confine e andrà avanti una storia capirà poco a poco che il concetto anche di personaggi protagonisti è molto vago, perché piano piano personaggi che appaiono inizialmente come quasi defilati, poi salgono e diventano sempre più protagonisti, e aspetti di questa storia vengono, che uno pensa centrali, poi invece vengono apparentemente trascurati perché in realtà stanno prendendo un'altra forma. A Luca abbiamo annunciato che verrà realizzato un gioco di ruolo del confine insieme ai ragazzi.
ragazzi di Raven sotto il brand di Cthulhu, soprattutto sono lì e sono bravissimi. Ciao. E in realtà il gioco di ruolo affronterà una parte di questa storia, cioè dei pezzi del puzzle si risolvono lì, altri si risolvono ancora con i altri in una serie di romanzi e altri ancora nella serie di ruolo. Malvagissimo, quindi devi seguire tutto per avere la soluzione definitiva. Allora, diciamo che se è vero che ognuna di queste declinazioni offre uno spettro più completo dell'opera, in realtà ognuna è totalmente fruibile a sé stante. Quindi il gioco è come se vi facciamo vedere un lato della medaglia, poi magari il romanzo è un altro lato della medaglia, e poi vi diciamo che in realtà quella medaglia ce n'ha tre di lati, poi ce n'ha quattro, poi ce n'ha cinque. La struttura cosiddetta rizomatica. E cosa vuol dire? Sì, è come le radici, no? Che si estendono all'infinito ed è replicabile all'infinito. Game of Thrones aveva tendenzialmente, almeno fino alla settima stagione, questa struttura. Tu potevi andare avanti all'infinito, non c'era in realtà una trama. Sì, io continuo a ragionare su serie televisive perché secondo me... Però noi possiamo rassicurare su una cosa. Con Giovanni abbiamo già scritto la fine. No. Sì, lo dicevano anche io, se ne dico. No, Giovanni, ti intervieni che sei quello serio. No. Non è vero. Gli autori di Lost poi l'hanno detto. Loro avevano scritto fino alla terza, quando Abrams ha avuto il contratto migliore dall'altra parte, ha preso gli appunti, l'ha salutato e ha detto bella, voi ragazzi. Ciao, che dai romanesco proprio Abrams. No, noi... Proprio perché abbiamo visto che le strutture, come dici tu, zoomatico, comunque quelle che si espandono su più media così hanno il difetto di arrivare a un certo punto in cui vai a braccio. Con Mauro abbiamo deciso di fare una cosa a priori, cioè abbiamo deciso com'è, l'abbiamo scritto, sappiamo com'è. Quindi noi abbiamo il fatto dove dobbiamo arrivare. Se poi ondeggiamo nell'arrivarci, quello è un altro discorso, perché scrivendo tutto ti devi anche sorprendere come scrittore, se no diventa un compitino e diventa noiosissimo anche da leggere. Quindi dove dobbiamo arrivare lo sappiamo. La mappa per arrivarci ce l'abbiamo, vediamo. No, si percepisce che la strada sia più giusta una o quell'altra, perché poi dipende anche da quello che succede, come si evolve. No, ma al di là degli scherzi questa cosa si percepisce chiaramente. Sì, poi lo dicono tutti che ci hanno stimato. Ma noi ci fidiamo, dai. Volevo chiedere anche a Federico Lorenzo come sono stati tirati dentro all'interno di questo progetto e qual è l'aspetto del confine che più li ha intrigati e quindi che ha convinti a partecipare. Si sembra di no, ma assicuro che si sente leggermente lento. Ma in realtà io lavoro con Mauro e Giovanni da 2006. È abbastanza facile tirarmi dentro. Quindi in realtà l'aspetto che mi ha intrigato più sostanzialmente è che poi ci è la macchina, assolutamente. Poi chiaramente quando mi hanno raccontato la storia ovviamente il fatto che abbia una forte dire che sì. Il fatto è che per tipo il primo anno di lavorazione non si poteva dire assolutamente niente. C'era un imperativo per cui c'è un tiro di nulla, non far travelare nulla, ma nessuno nulla. Al massimo due sketch, quindi in realtà ormai non ho fatto nulla, sono più sicuro se posso dire cosa. C'è una continuità molto forte e questa cosa mi piace. Mi piace sapere la storia che sia così tanto di appoggio, mi piace che sia così grande. E mi piacciono anche i riferimenti che hanno avuto Mauro e Giovanni. E poi siccome il mio layout della serie, mi piace molto la parte insieme alla scrittura sia la parte che mi piace di più, perché poi una volta per me, una volta che ho finito la regia, adesso mi ucciderà, però esatto, quindi per me fare layout già era un punto. E che tipo di sapore hai voluto dare in questa regia, appunto? No, dunque, in realtà la ragione mi sono dato sempre una certa di questa attenzione, però d'altro canto il confine ha una identità estremamente forte e quindi serviva che ci fosse contemporaneamente una narrazione che fosse
settimana, comunque, essendo un mistero, e contemporaneamente che rispettasse anche le sequenze narrative, anche solamente la struttura della recitazione dei personaggi, eccetera, l'identità che è una serie. Quindi in realtà lui mi ha notato dei riferimenti visivi e narrativi. Quali erano le curiosità? Posso dire? Arsenè, per esempio, è uno dei gruppi che abbiamo chiesto di saltare con una narrazione estremamente cupa, pesante, ma contemporanea anche molto curiosa. Anzi, anche mi sento con una certa difficoltà. Sì, cioè proprio così, capito? Super mega. Sì. Dal punto di vista dei fumetti, per esempio, Arsenè, poi c'erano anche riferimenti cinematografici o di serie TV, come Netflix o Revenant. Sì, le Revenant effettivamente l'avevo pensato. Tu invece, Lorenzo? Dunque, io ho avuto un percorso, diciamo, non sono un amico di vecchia data come Federico, però diciamo, ci conosciamo un bel po', e sicuramente c'è una questione di stima, che però mi sembra sempre un po' che vada a ridurre poi la qualità del rapporto professionale di io più. Quindi partiamo invece dai fatti tecnici artistici, no? Perché siamo amici. Basta con questa stima. Io odiavo, quindi. Esatto. Però mi hanno fatto. Nonostante questo, esatto, nonostante fossimo amici, così avrebbe Mauro e Giovanni mi hanno proposto una cosa che per un copertinista, con il mio tipo di approccio alle immagini, è un parco giochi. Ovvero, la possibilità di ragionare su delle immagini che non facessero altro che porre domande, quindi cioè fare delle immagini che fossero misteriose, enigmatiche, no? Quindi anche le copertine fanno parte del gioco a cui è chiamato sì, il lettore, con il vantaggio che poi a differenza di una storia che tu infatti li racconti diciamo con un tipo di sequenzialità che tutto sommato può avere anche chiaramente dei salti che sono metaforici, simbolici, quello che vuoi, però comunque è una sequenza che comunque resta più o meno logica, suggestiva all'interno. In un'immagine soltanto tu invece operi con l'alchimia, anche quella proprio di tirare fuori delle combinazioni che magari non hanno un rapporto lineare con la storia, ma devono scatenarti in un colpo solo le domande di ognuno, no? Quindi in qualche modo sono privilegiati. Certo, quindi quando ti viene proposta una posizione privilegiata, in più sono un disegnatore diciamo, che ama sicuramente il dettaglio, il fatto di entrare come dire, dentro le immagini il più possibile e solo leggendo la diciamo, sceneggiatura delle quattro numeri sono completamente in una delle condizioni di lavoro. Quindi non potevo dire no, ora da lì poi è partita in realtà una relazione che poi andrà oltre. La realizzazione delle copertine perché con Mauro e Giovanni abbiamo fatto un sacco di discorsi che esulano come dire, dai singoli disegni ma in qualche modo cercano di generare una lore visiva no? Della serie. Io ovviamente come dire, sono intervenuto in intercapedine no? Che è fra il lavoro eccezionale di Emiliano Mucari che ha realizzato quello che poi era biografico no? Serie. È un termine tecnico bibliografico per definire quella libreria di contenuti tecnici no? E artistici che servono a definire poi sono fatti personaggi, sono passion, come si tratta del colore, andiamo su tutto questo, per lui ha coordinato l'aspetto visivo generale. Io diciamo ero più nell'ufficio quello in cui ci si conta la vita un po'. E a generare diciamo quelli che poi sono alla fine gli enigmi, no? Dal punto di vista visivo.
stato difficile arrivare, io sono ogni tanto termini un po' che mi vengono dalla formazione scientifica, convergenza con Mauro e Giovanni, quindi trovare la soluzione che andasse bene a te, piacesse a loro per il progetto, oppure ha funzionato fin da subito la prima proposta? Guarda, allora, io non dovrei dire così, perché gli artisti in teoria dovrebbero essere quelli che li pongono i problemi, no? Sempre. Ma un artista che risolve problemi, no, scadente. Non è l'artista. No, l'ingegnere. Però va detto che loro sono arrivati con dei problemi talmente interessanti da risolvere, che quindi è stato... C'è spazio per i tuoi, diciamo. No, è stato molto divertente arrivare a convergenza, perché è stata una specie di... mi sa che è stata una specie di giocata a zero del loro gioco di ruolo, nel senso che ci siamo chiusi in stanza e abbiamo fatto nottate a ipotizzare, no? Cose, quindi a lanciare ogni volta. Ecco, diciamo che se c'è una cosa che mi piace del Confine è che è una serie che non torna mai indietro, no? Alza sempre la posta. E le nostre riunioni erano così, cioè, nel senso, partivamo che dovevamo disegnare, che ne so, dove mettiamo il numero in fondo sulla posta dei volumi, e poi siamo arrivati magari a discutere. Sì. Dei massimi sistemi. Sì, sì, certo. Okay. Allora, io vi devo dire una cosa su queste due persone. Allora, Federico, forse siccome parlo a bassa voce non avete sentito tutto, però è assolutamente un genio dello storytelling a fumetti, per cui nel momento in cui abbiamo dovuto ragionare su una regia di racconto del Confine che fosse coerente, anche nonostante la presenza di tanti disegni diversi ogni albo, come è la collezione della Bonelli, non ci avevo pensato più di un secondo nello scegliere in Federico la persona che avrebbe donato questo mood alla serie, per cui in ogni volume che comprerete del Confine c'è comunque lo zampino di Federico. Allo stesso tempo il lavoro con Lorenzo, come stava dicendo anche lui, non si limita solo alle copertine, ma è andato più a fondo sulla realizzazione di quelli che sono gli enigmi del Confine. Lorenzo Ceccotti è forse la mente più... Cioè, io credo che prima o poi una razza aliena arriverà, guarderà nel cervello di Lorenzo Ceccotti e si metterà in dubbio, cioè anche la razza aliena guardando, forse non ho capito delle cose. Per cui, però sono successe delle cose bizzarre con Lorenzo, nel senso che, vedete questo simbolo che un po' ritorna in tutto il Confine, no? Questo simbolo che... insomma, nella storia ha cominciato a vedere piano piano e poi diventerà sempre più importante, racchiude in sé, non è sbagliato dire che racchiude in sé tutto il significato del Confine. Noi a un certo punto, un giorno, io e Giovanni, dopo che ne abbiamo studiati N di simboli, però noi siamo due scribacchini ridicoli rispetto a un uomo che lavora con l'immagine come da sempre fa Lorenzo, siamo andati da lui e abbiamo detto: senti, allora, noi abbiamo una storia che sta in questo momento su 350 pagine di documento, la dobbiamo far diventare un unico disegno, un unico simbolo, ok? Come si fa? La risposta a questa domanda è veramente arrivata 48 ore dopo, ma non che ci siamo sentiti 48 ore dopo, che non ci siamo alzati da una sedia da quel momento per le successive 48 ore, e se voi aveste visto i fogli che stavano dopo 48 ore per terra, con delle stilizzazioni, dei disegni, delle cose, avreste pensato che fossimo tre pazzi sconfitti. In realtà a fine serie scoprirete che tutto ha un senso, però saremmo potuti arrivare a una cosa del genere soltanto parlando con Lorenzo. Cioè, io mi ricordo che a un certo punto intorno alle 5 del mattino abbiamo cominciato a dire: vabbè, andiamo a dormire, e Lorenzo ma no, ho avuto un'idea così. E questo è durato per talmente tanto tempo, poi voi dovete capire una cosa: io tra i tre... No, però scusate, cioè, ci tengo presente, questo è successo dopo che lui mi ha lanciato la sfida, perché verso le 3 ho chiuso un attimo gli occhi e lui mi ha fatto: vabbè, sta dormiva, non è quel punto ci ho visto più. No, però devo dire, c'è stata una sera, siccome quando loro a un certo punto spostano il discorso dal segno alla fisica quantistica eccetera, nella mia testa cominciano a comparire le ciambelle di Homer Simpson, no? E invece loro due continuano a seguirsi. Una sera mi ha scritto il direttore editoriale Michele Masiero per sapere come andava. In quel momento eravamo in una conference call in cui Masi e Ceccotti stavano parlando della roba che io non capivo più da almeno un quarto d'ora, e io li riprendo di nascosto e li mando al direttore editoriale. Ho detto: guarda, va così, fammi capire tu se stiamo andando bene o no. E lui mi ha risposto dicendo: eppure io un giretto nelle loro capocce me lo vorrei fare. Cioè,
Ma perché a un certo punto c'è stata anche una consulenza scientifica? Sì. O sto facendo troppo spoiler? Sì, allora, il confine non si basa, non è un mistero scientifico, ok? Però ha un approccio ad alcune domande di come noi esseri umani percepiamo alcuni aspetti della realtà che sono da una parte molto filosofiche e dall'altra molto scientifiche. Abbiamo avuto, sì, una bella chiacchierata con un fisico perché volevamo utilizzare una cosa particolare ed è stato molto divertente. Non ti ricordi il nome? Baldi. Ricordo io Amedeo Baldi, perché Baldi, non mi ricordavo il cognome. Ed era per la serie TV, quindi dovevamo risolvere tutta una serie di problematiche abbastanza complicate perché a fumetti ti vuoi permettere delle cose che magari gli effetti speciali ti fanno costare qua. Ok. Ed è stato molto divertente perché abbiamo fatto questa chiacchierata che è partita da Flatlandia, quindi 1840, ed è finita alle ultime teorie di fisica e quantistica dell'università di Cambridge, mi pare l'ultimissimo che c'ha su delle cose del tempo che gestisce in una maniera particolare. E quindi sì, no, è la parte scientifica. Ora, questa cosa però, Mauro la racconta che fa ridere, ma questa cosa non è la base del confine, ok? Il confine è una bella storia mystery che parla di personaggi. Poi noi ci siamo divertiti tantissimo a giocare su queste cose. Quando dice che Mauro e Lorenzo ha risolto con quel simbolo il confine, è vero, quando quel simbolo arriverà a un certo numero, una certa doppia splash page, in cui il simbolo grandi spoiler! Però quello è il livello che chiamiamo, le 48 ore servono, non perché, a parte ci ammazziamo dalle risate, va bene, però servono a cercare tutta una serie di strade che da solo non puoi raggiungere. Quando con Lorenzo magari parliamo quando Marco dice si era perso perché eravamo arrivati alla il colore nello spazio tridimensionale, eravamo arrivati a quello, ok, quindi era tutta una cosa su come il colore dello spazio tempo, ed è, Lorenzo lo sapeva, la cosa divertente è che sapeva già tutto, quindi non c'era, quella strada magari ti porta poi a risolvere un problema X sul confine che non era quello che affrontavi, ma che ci ha dato una cosa che ha letto il secondo volume, faccio un piccolo spoiler, c'è un momento particolare che è frutto dei ragionamenti di Lorenzo, che è fighissimo, del lavoro di Emiliano e dello staff dei coloristi che stanno facendo un lavoro incredibile. Infatti Gianni ha detto una cosa prima, no? Ha detto che noi due non ci saremmo mai arrivati da soli, e infatti questo è il bello di fare fumetti e di lavorare in team, che quando hai la fortuna di circondarti di persone bravissime e che senza falsa modestia ritieni più bravo di te su un sacco di cose, e hai la fortuna di considerarti colleghi e amici, puoi usufruire comunque del loro bagaglio esperienziale e portarlo sul progetto tuo, no? È quello che ha fatto Federico, è quello che ha fatto Lorenzo, ma è quello che ha fatto soprattutto anche il nostro amico Emiliano Mugari. Che io a questo punto, visto che è stato evocato tante volte, lo inviterei qui. Ecco, Emiliano. Fate un applauso a Emiliano Mugari. Prima come supervisore al colore, ma in realtà ci ha aiutato perché lui era l'unico di noi che avesse già all'attivo delle serie a fumetti sulle spalle. Allora, dove vuoi? Andiamo? Perché eravamo pochi, però poi il gioco è che li chiamiamo siccome tutti a turno sul palco. Ha fatto il torcicorno, aumentiamo la difficoltà, giustamente. Emiliano, allora, tu hai fatto quindi il character design dei protagonisti e hai curato il colore. Come ti sei inserito con questi due elementi all'interno di questo quadro che abbiamo capito molto complesso, soprattutto tutto è connesso, tutto ha un significato? Allora, in realtà il racconto di Lorenzo mi ha un po' sorpreso perché non era così idilliaca la situazione quando abbiamo cominciato a lavorare, perché c'era questa fucina di idee magmatiche che ancora stavano, diciamo, nell'insalatiera, che stavano shakerando, quindi io stavo in mezzo a questo shaker enorme e sentivo rimbalzare da tutte le parti queste proposte, no allora facciamolo così, no allora facciamolo cos'ha, eccetera, quindi a una certa ero un po' spaesato. Poi piano piano invece non so perché, ma sono riusciti a farmi trovare, diciamo, l'indirizzo per riuscire a mettere insieme questo cast di personaggi. Questo è il momento in cui sono entrato, diciamo, a collaborare con loro. Noi ci conosciamo da una vita, insomma, siamo cresciuti insieme nelle fumetterie dei Castelli Romani, per cui insomma sappiamo presa poco che cosa ci piace, che cosa non ci piace, ma in quel caso veramente è stato molto sorprendente, perché alla fine mi hanno chiesto semplicemente fai un cast di persone
di personaggi che sono, che non si sono mai visti in un tipo di serie che non è mai stata pensata e con un format che ancora non abbiamo testato. Insomma. Tutto chiarissimo. È stata la serie delle sfide, quindi. E tu a chi ti sei ispirato per Laura e Antoine? Allora, loro hanno un approccio estremamente diverso l'uno dall'altro, quindi è molto divertente inserirsi, Lorenzo conferma. Allora, c'è Mauro che è la parte emozionale, emotiva, che mi dice, io gli dicevo, senti, ma di che colore facciamo i capelli? Ha i capelli come il vento che viene dall'ovest verso sinistra, però quando si gira verso est ha ancora un po' della brezza che... Invece poi chiedo a Giovanni, ma tu che ne pensi? Come facciamo questa pettinatura? Dunque, allora, nel 1700 tu devi sapere che il nonno di questo personaggio comincia così. L'approccio presso a poco è questo. Quindi ho dovuto inserirmi in questa cosa, però è stato molto divertente, devo dire. Alla fine anche noi verso le tre si trovava la soluzione. Abbiamo tirato fuori... Esatto, da fino a luna eravamo... Questa convergenza non è stata così semplice. È stata, devo dire, che la convergenza che ha trovato noi, secondo me. Però il primo personaggio credo che è Laura. Laura è venuta sul tovagliolo di una trattoria vicino... No, credo che sia vicino al lago, vicino a casa tua. Sì, però tu non eri tanto legittimo, quindi forse non ti ricordi molto bene. Però c'è tutto, ha detto, sì, è lei, io ho fatto uno sgorbio. Quindi da lì ho dovuto cercare di capire come ritirare fuori questo personaggio, capito? Gli ho fatto vedere tutti i personaggi, no, questo no, questo no, poi ho fatto uno sgorbio, è lui, assolutamente lui. Aspetta che ti arrivo. No, io poi dimentico le cose, questa è una cosa che di solito mi salva la vita, ma è vero, stavamo in un ristorante e dopo, cioè, presente quel momento in cui tirano su le sedie nei ristoranti che alzano la musica per mandarti via, fanno tutte queste cose. Noi stavamo ancora lì a ragionare su questi personaggi e a un certo punto Emiliano fa uno schizzetto su sta tovaglietta così. Era talmente perfetto che poi abbiamo portato via la tovaglietta e siamo andati in giro con sta cosa unta, ma anche in casa editrice. Ricordo che c'era, poi fare lei. Tra l'altro stiamo vedendo, voi ve ne sarete già accorti, io arrivo un 8 ore di ritardo, dietro stiamo vedendo tutta quanto una serie di immagini, sia delle tavole, sia che... Allora, San Lorenzo è stato il primo teaser poster, noi un anno fa abbiamo presentato solo questo. Fantastico. E infatti abbiamo già ricevuto email con la gente, diciamo, ti potete, ma parla di due persone unite da un autobus incastrato nelle loro teste. Così, esatto. Senti, vediamo, volevo chiederti anche del colore, perché è particolare anche... Cioè io almeno l'ho trovato particolare da profana. Sì, anche su questo abbiamo fatto un lavoro, un lavoro che non si doveva essere mai visto. Ho usato un italiano improbabile, però il concetto era questo. Io vengo da orfani, quindi ho fatto per tanti anni una serie di fantascienza con dei colori squillanti e strombazzanti, per cui c'era da trovare non solo un codice cromatico che fosse assolutamente il confine, che fosse un po' più limite, eccetera, ma anche dei coloristi in grado anche di avere quel tipo di sensibilità che è molto rara. Infatti uno è da queste parti ed è Adele Marrella, che ha colorato esattamente questo numero in maniera superlativa. E poi io trovo anche molto belli questi improvvisi, invece in una tavolozza che tende ad essere un po' spenta, se vogliamo, degli improvvisi scoppi di colore rosso per prima. Esatto, questa è l'idea che avevamo avuto con Adele e con Alessia Pastorello, che è l'altra colorista, di avere sempre dei colori lividi, però quando c'è, diciamo, tecnicamente il posto dove si svolge, sì, l'azione... Sì, perché poi c'è un significato narrativo. Esatto, devono essere sempre narrativi e c'è sempre un colore molto forte, squillante, e spesso e volentieri con un accostamento cromatico che è inusuale. Questo è più merito, anzi è assoluto merito di Adele, che ha questo tipo di gusto sofisticatissimo. E Lorenzo, ma c'è un filo conduttore anche nelle copertine, oltre, diciamo, tutti quanti i misteri che sono presenti? Allora, ma so se, se loro ti hanno dato delle indicazioni su questo. Allora, io quando ho cominciato a ragionare su questo, io sono un disegnatore in... Nel senso che cambio, modifico di stile, cioè dei problemi. Okay. E mi piace poi del tutto portare un po' le stesse conseguenze, no? Le cose che faccio. Ora, quando mi è capitata l'opportunità di fare una serie
siamo in luce lunghissima, no? E quindi poi sono anche tutti gli soffici, mi sono detto questa volta terrò uno stile con uno, no? Questo succedeva un anno fa, no? E sono stato tempo nella rincorsa, no? Con un anno per fare stile. Poi ho fatto quattro copertine tutte le volte. Subito, no? Cioè, ho trovato un secondo, nel senso, e devo dire che in effetti, diciamo, da questo punto di vista, poi ho accettato il fatto che questa cosa sia una buona cosa. Quindi, ora come ora, l'idea appunto è quella di mettere in discussione tutto, in realtà proprio per togliere sempre il terremoto. Sì, poi su un arco narrativo lungo assolutamente fare variazioni e cambiare il mi divertirò un sacco. Esatto. Federico, e c'è qualcosa invece che a te ti ha messo in difficoltà? Allora, intanto dai loro racconti mi è sembrato di venire che io sono l'unico che ha fatto degli orari umani che ora adesso progetto. Sei stato fortunato. Sì, quindi ti ripeto. Adesso l'hai fatta notare questa cosa, mi dico in avanti. Sì, ma questo è un altro paio. Si chiede a Federico cosa intende. Ah, quali sono gli orari umani, giusto? Non di, cioè, di notte? Si chiede a Federico sempre 3:30 di notte. Beh, fantastico. Però sto migliorando. Dunque, quindi in realtà la risposta a breve ti direi no. Questa mattina funziona alle 8? Esatto, così. Abbiamo parlato prima, non ho dormito, infatti sto, cioè, ti vedo appannati, vai. Come quando mago descrivo i personaggi. Vento dell'est. Ah, che, esatto, vedo molto più poetici di quanto non siate, mi dispiace. In realtà... effettivamente non ho mai trovato particolari difficoltà, perché comunque, come dicevo prima, sono abituato a lavorare con Mauro e con Giovanni da una vita, e tra parentesi nel campo dell'animazione principalmente, e di conseguenza occupandomi di storyboard e di layout qui eravamo parecchio rodati. E, inoltre poi li conosco personalmente dal liceo, quindi abbiamo anche, diciamo, dei modi di capirci abbastanza immediati. Nei rarissimi momenti in cui magari una sceneggiatura era particolarmente, un passaggio narrativo era particolarmente complesso, in realtà si risolveva molto facilmente. Scrivo su Messenger, chat comune, come la volete questa? Oppure, ancora meglio, di solito in questi casi faccio più di una versione, io ho dato. Perfetto. Allora, io vorrei lasciare un po' di spazio anche alle domande per voi, quindi faccio un'ultima domanda, cominciate a pensarci. E volevo chiedere semplicemente a Mauro e Giovanni cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi numeri. Io ho saputo oltre il 3, vi avviso che io sono rimasta appesissima al 3. Eh sì, e quindi io sto lì veramente, mi avete lasciato... Allora, la cosa è questa, il confine è la prima serie bimestrale da libreria della stagione. Questa per me è veramente una cosa ferale, cioè io praticamente tra 6 mesi... Il problema è questo, e per alcuni, e quelli che spero siano tanti, è tanto tempo. Per noi dobbiamo fare questi volumi, no, vabbè. A parte questo... Poi i volumi, io non l'avevo visto in formato proprio cartaceo, devo dire che è veramente molto bello, è straordinario. Anche il formato secondo me è fantastico, perché mette veramente in luce tutti i vari aspetti... Li esalta. Beh, c'è una persona che non abbiamo ancora citato, che è Fabrizio Perrocchi, che è il nostro grafico, in realtà è il nostro grafico, ok? Però in realtà ci segue su tutte le applicazioni del confine, quindi anche il gioco avrà la grafica di Fabrizio e tutto il resto, perché ci interessava avere un'identità molto forte e subito riconoscibile. Il lavoro che hanno fatto lui, la casa editrice, Lorenzo con le copertine, vediamo nella gestione poi anche del colore, che lo volevamo esattamente così, non esattamente come lo volevamo stampare. Che succede molto sì, infatti, cioè, se non c'hai l'esperienza di Emiliano vai completamente a caso, ed è un volume particolarmente bello a livello anche cartotecnico. Noi ci siamo giocati adesso, in realtà il confine ha la sua vita che inizia, perché noi ci siamo giocati a Lucca i primi 3 volumi e abbiamo avuto un primo riscontro molto molto buono. Quello che succederà nei prossimi volumi è che noi cercheremo sempre di alzare di più l'asticella con Mauro e di cominciare a tessere sempre di più quelle che sono state le premesse. Per chi ha iniziato a leggerlo adesso, dal primo volume comincerete a vedere un mondo che si apre,
Ok, spero che vi piaccia, speriamo che vi piaccia, che vi attiri, perché dal terzo secondo me cominciamo a fare sul serio. Ok, non si dovrebbe dire che quando c'è il primo volume sono fuori, ma in realtà il confine comincia ad avere un'identità molto forte. Ok, 4, 5, 6 poi succede veramente l'apocalisse, quindi non vi dico niente, se no. Spoiler. Noi abbiamo un obiettivo. Allora, da drogati di serie appunto come Lost, Twin Peaks, io non so quanti di voi hanno visto Lost o Twin Peaks, ecco, no? Allora io immagino che quando lo guardavate, finita una puntata, stavate lì a fare supposizioni su quello che avete visto e dove sarebbe andata a parlare la storia. Ecco, noi stiamo ancora così. Cioè, noi quando è uscito Twin Peaks stagione 3, avevamo una chat anche con Davide La Rosa, un altro autore di fumetti, e facciamo le 5 di mattina con supposizioni. Guarda, ho trovato questo fotogramma in un forum neozelandese dove dicono che forse può essere... Guarda, ti dico solo che io ero malata di Lost, l'ho sognato la notte, ma non sto usando una metafora, certo che l'ho fatto, stai scherzando. Io a un certo punto mi ero intrippata perché sulla sigla c'era un errore del grafico e si comparivano tipo due segnetti sulla O di Lost. Io ero convinta che significasse qualcosa, ero proprio entrata. Non mi ricordo, era una cosa tonda, esatto. Noi amiamo questa roba qui. E ci siamo, a un certo punto siamo guardati in faccia e ci siamo detti, ma non esiste una serie a fumetti così. Cioè non c'è in questo momento un mystery a fumetti, con una continuity, con che ti faccia venire voglia ogni mese di comprarlo e di fare supposizioni. E nei nostri sogni ci dicevamo, pensa se poi nascono dei gruppi di persone che stanno lì e hanno notato qualcosa sul confine, su quello che abbiamo nascosto in quella vignetta, e questa cosa già è successa. Io vi dico che c'è un gruppo su Facebook di questi pazzi che si sono chiamati Confiners. Ci devo andare subito. Che stanno già lì a dire, ma forse la vignetta del numero 1 a pagina 48, hai visto, c'è questo personaggio disegnato così. No, ma guarda, ti dico anche adesso, Lorenzo ha detto questa cosa delle copertine, tu non puoi capire. Cioè, a me già mi sono cominciato a capire. Io ti dico una cosa, tu hai letto il numero 1, no? Certo. Riguarda la copertina, sono delle cose che non hai notato. Esatto, io stavo pensando a quello, cioè. Nel titolo c'è un pulito, c'è un pulito, ecco, quindi quello che noi vorremmo è che chi legge il confine lo legga volendo giocare a risolvere il mistero, e quindi mese dopo mese si apre la capoccia per capire dove stiamo andando, perché noi ci stiamo divertendo a scrivere proprio per questo.